Un educatore dovrebbe, quindi la scuola deve occuparsi dei social media. Uno, perché è la nostra seconda vita, che non è sganciata dalla vita principale, anche perché abbiamo tutti un telefonino in mano capace di relazionarsi in maniera social con qualcun altro. E quindi comunicazione, un'esigenza di comunicazione con linguaggi adatti e rinnovati. I giovani, i nostri ragazzi, i nostri studenti, come in tutte le epoche, hanno necessità di avere delle guide, degli esempi, dei maestri, degli educatori. Anche sui social tocca agli adulti essere da guida e da esempio. E essere connessi e collaborare è la modalità di lavoro non di quest'anno 2014, ma da almeno 10 anni a questa parte, in tutti gli ambiti, poi anche lavorativi, non solo scolastici, ed è la connessione, l'interconnessione e il modo social di lavorare con strumenti web, è un modello di lifelong learning, cioè di apprendimento e di conoscenze che dura tutta la vita. In questo quadro abbiamo parlato egregiamente e sappiamo che le scuole hanno aperto degli spazi web, c'è cioè una normativa, quindi non ripeto ciò che hanno detto chi mi ha preceduto, perché sapete di cosa parliamo. Abbiamo aperto dei canali web, abbiamo magari il canale YouTube della scuola perché ci siamo resi conto che i filmati, i vari video sono materiali anche didattici, eccetera. Abbiamo aperto magari, o forse stiamo per aprire Facebook, ci troviamo sui gruppi Facebook oppure canali Twitter. Diciamo, stiamo allargando il ventaglio di possibilità che il web ci offre e siamo anche partiti dalle Google App per dire che sono collegate ai siti della scuola. Questa parte ci siamo entrati dentro, un po' per volontà di adempiere alla normativa che lo prevede e un po' perché siamo dei pionieri in questo uso. Io, per spezzare il ghiaccio, perché non si è fatto, però mi interessa capire tra di voi chi non ha un profilo Facebook, se potete alzare la mano, non vi vergognate. Chi non ce l'ha e siete tutti docenti? No, perfetto. E chi non ha un profilo Twitter, che credo molti di più, vero? Perfetto. Però se vi chiedo chi non ha WhatsApp sul telefonino, la percentuale adesso si abbassa, infatti, ragionevolmente. No, non vi sto a chiedere se avete Razzolo, Candy Crush, cioè, no, non è questo il punto. Il punto è che comunque ognuno di noi utilizza una qualche applicazione social che io metto nel calderone dei social media perché? Perché la nostra presenza virtuale non è separata dalla nostra presenza reale e dalle relazioni. Non ho scelto a caso questa immagine perché io dico sempre i social media in linea di massima sono piazze virtuali. Allora pro, contro, tutte le discussioni, i ragazzi sono sconnessi dal mondo, eccetera. Cioè, sapete che cos'è questa immagine? È Papa, esatto, perfetto. E questa immagine vi comunica scollamento dalla realtà, cioè una serie di asociali che non sapevano cosa fare se non filmare col telefonino, o vi comunica altro, cioè la voglia di comunicare al mondo quello che stava succedendo. Allora, la piazza virtuale è proprio questa, cioè sono le persone che in quel momento, tramite un filmato, una foto, una condivisione su Twitter, su Facebook, messaggio WhatsApp a qualcun altro, non solo ricordano il momento che stavano vivendo, che era molto forte, ma lo comunicano ad altri, si relazionano e comunicano anche le loro. Ecco perché vi dico, non pensiamo alla piazza virtuale, i ragazzi, preveniamo, eccetera. È tutto giusto, però è anche vero che per ognuno di noi, anche solo attraverso un messaggio WhatsApp, la piazza virtuale non è più virtuale. I pro e i contro ci sono e c'è da fare grande prevenzione perché bisogna conoscere gli strumenti. Per i ragazzi, vado al dunque, ai ragazzi oggi, oltre a chiedere al ritorno a casa agli studenti, sia i genitori sia i docenti, cosa è successo, come è andata a scuola oggi e farsi rispondere niente, converrebbe anche chiedere come ti è andata su Facebook oggi, come ti è andato su WhatsApp, perché? Perché può essere successo di tutto negli ultimi 10 minuti al ragazzo, perché si relaziona con i suoi contatti, con i suoi amici, che è molto più forte di quello che può succedere, che si vede. In tranquillità, quindi è un tempo del quotidiano, soprattutto per i nostri cosiddetti nativi digitali, che va considerato. Ecco perché poi arriviamo alle social media policy: non è tanto regolamentare come funziona il sito, cosa fare, chi fa cosa, anche quello c'è tutta un'altra parte a scuola da considerare. Ora, attenzione, stato dell'arte, nel senso.
chiaramente abbiamo una normativa come docenti, come dirigenti, come, cioè nella scuola la rispettiamo, la riconoscete? È la direttiva Fioroni del 2007, direttiva, insomma, che parte da, è molto lunga, sintesi morale della che cosa dobbiamo fare, è fatto assoluto divieto di usare i cellulari nelle scuole, la sintesi della normativa vigente, e lo sappiamo. Parte da tutti questi considerato che nelle aule scolastiche ci sono molti telefoni cellulari, considerato che la rilevanza sociale della condivisione, bla bla bla, tutta roba giusta, cioè non sto contrastando la normativa, attenzione, non sarebbe mio, insomma, considerato che si assiste alla consistente diffusione di siti internet eccetera, e questa è una normativa che non tiene conto delle app, perché è 2007 e l'esplosione delle app sui cellulari o degli smartphone in ogni tasca è degli ultimi 2 anni, però ci troviamo col concetto per cui tutta una serie di considerati è fatto espresso divieto di usare i cellulari perché si viola la privacy, perché per una serie di motivi condivisibili. Consideriamo anche però che nel frattempo YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo, vuol dire che almeno uno su due l'ha utilizzato almeno una volta per cercare qualcosa, e i ragazzi praticamente ci vivono, perché la musica non la scaricano neanche più, la cercano. Per fare un esempio, Facebook, se fosse una nazione, sarebbe la terza al mondo per popolazione per iscritti. Twitter, non a caso l'ho censurato l'uccellino, Twitter si sta diffondendo molto meno di Facebook eccetera, però la diffusione è tale per cui in Turchia viene censurato. Ci sarà un motivo, perché permette la libertà di espressione, di parola e la partecipazione democratica a popoli che di democrazia magari hanno poco e stanno vivendo altri problemi. E nel frattempo, in questi ultimi anni, i nostri ragazzi, comunque, volendo o non volendo, si sono formati anche attraverso ricerche su Google o su altri motori di ricerca e su Wikipedia, a cui debbono magari anche tesi di laurea, tesine, eccetera. Quindi, in Italia siamo 26 milioni su Facebook. Consideriamo anche, cioè io aggiungo alla normativa dal 2007, consideriamo anche che ci sono numeri, 4 milioni di ricerche su Google ogni 60 secondi, tot di condivisioni su Facebook, 277 mila messaggi Twitter al minuto, su WhatsApp 347 mila al mondo in un minuto vengono scambiate queste foto. Insomma, consideriamo che per noi e per i nostri studenti il web sociale e il mondo è in tasca e viaggia sempre con noi. Detto questo, dobbiamo gestire il cambiamento, che da una parte il lavoro che svolgete benissimo e svolgiamo benissimo di adattare i siti web della scuola e fare tutto un ragionamento sulla scuola digitale eccetera, ma i social l'altro non hanno fatto, o comunque il web 2.0, cambiare l'impostazione, cioè se prima tenevamo una rubrica degli indirizzi, adesso la rubrica è sul nostro telefonino, perdiamo il telefonino, se non abbiamo fatto una serie di backup non sappiamo più i numeri di telefono, ma nello stesso tempo la rubrica è Facebook, perché un altro modo di avere una rubrica contatto o un altro social. Se prima le foto avevamo i rullini e quindi centellinavamo cosa fare, adesso con Instagram, con Facebook stesso, le foto viaggiano ed è il piacere di essere scambiate, e così via. Skype prima non c'era, adesso gran parte delle nostre telefonate funziona attraverso la rete, e così via, tutta una serie di strumenti. Come gestirla con una social media policy di istituto? L'idea parte da tempo, qualcuno si è anche avviato, e fa riferimento, diciamo, come anche bibliografia da leggere. Vi rimando il link che c'è sotto, è l'opuscolo, il vademecum della pubblica amministrazione sull'uso dei social nella PA, a cui ho anche collaborato nella stesura, è del 2011, si parla di Facebook, Twitter e YouTube in realtà, però è un approccio che vale per tutto il resto. Cosa fare? Da una parte dobbiamo sicuramente mettere per iscritto in ogni istituto, in una scuola, come gestire la presenza e la comunicazione degli spazi in rete di istituto, ed ecco quindi chi gestisce il sito, come funziona il sito, come funziona la trasparenza, chi fa cosa, se ci sono altri spazi, e quindi tutta una serie di procedure e di regole. Dall'altra, dovremmo, in quanto educatori, prevedere nella social media, poi secondo me, ma secondo quello anche che vedo in giro,
dare delle linee guida per educare alla presenza responsabile, alla cultura digitale, alla presenza in rete e sui social di docenti, studenti e del personale. Perché? Perché non sono sganciate dalla realtà. Non possiamo normare il Twitter d'istituto e poi lasciar liberi tutti, ovviamente, di fare quello che vogliono con i loro profili. Però nel momento in cui un docente scrive col suo profilo Facebook o qualcosa, deve anche non attenersi a delle regole, ma al buon senso, quindi alla gestione della propria presenza. Da una parte, cosa dovrebbero contenere queste social media policy, questo regolamento, questa sorta di regolamento di istituto? Da una parte sicuramente sito web, quindi i ruoli, chi fa cosa, come funziona la comunicazione istituzionale, in questo Alberto ha detto molto, è stato già detto, come vengono gestiti i materiali, quindi tutta la procedura, accessibilità, trasparenza, eccetera, gli accessi con password, la gestione delle password. Io spesso vedo colleghi che della password, della mail, della propria mail, eccetera, la danno tranquillamente anche agli alunni. Perché? Per comodità e praticità, aprimi la mail. E caso recentissimo, studenti che bucano il registro elettronico. Non è che lo bucano, semplicemente si procurano la password che con facilità viene lasciata. La facilità è nella... E questa è cultura digitale. La password dovrebbe viaggiare con noi insieme al nostro, diciamo, gruppo sanguigno. È solo nostra. La gestione delle varie credenziali di accesso per gestire i materiali, eccetera. Dovrebbe contenere la social media policy di istituto che cosa? Quali canali social aprire? Cioè, è corretto che la scuola abbia un profilo Facebook, una pagina magari? Sì, no, perché? Io direi di sì, perché è il modo più facile per entrare in relazione con i ragazzi. In questo non parlo solo di scuola secondaria di secondo grado, soprattutto del primo grado, ma anche e purtroppo di scuola elementare. Dico, anche se è vietato, perché la policy di Facebook prevede i 13 anni, dalla quinta elementare in poi dobbiamo porci il problema che i nostri ragazzi, i nostri figli sono in qualche modo sui social. Sapete perché? Non perché non c'è controllo, uno perché tutti gli amici lo fanno, ma due perché alla comunione abbiamo regalato questo in mano ai ragazzi. Cioè ogni ragazzo, cioè è difficile trovare un ragazzo che non abbia lo smartphone, anche di poco costoso, ma le applicazioni per fare alcune cose ce le ha e spesso è lasciato da solo. E quindi quale comunicazione, quale target? Cioè un profilo Twitter può servire per dare le informazioni veloci. Faccio un esempio, pagina Facebook della mia scuola, del mio istituto, che gestisco io in maniera molto tranquilla perché non ci facciamo grandi cose, è utilissima, sapete quando? Quando nevica, io sono a Potenza, nevica, chiusura a scuola, ordinanza del sindaco, data magari alle 23, telegiornale già passato, quindi la notizia viaggia solo sui social, cioè apprezzatissima dai ragazzi, i post più apprezzati dagli studenti, ovviamente, chiusura a scuola, dato l'avviso su Facebook. Rendetevi conto però, raggiunti tutti indistintamente, senza pensare che doveva passare dal TGR che dava la notizia dell'ordinanza del sindaco. E quindi chi gestisce cosa? Quanti docenti hanno la password di accesso oppure gestiscono quei profili personali? Può essere gestita da un comitato di alunni, qualche pagina social dell'istituto, magari per, chiamiamolo il cosiddetto giornalino di istituto, non si fa più, però possiamo usare i social per fare questo tipo anche di lavoro, eccetera. Ancora, nelle linee guida, in questa social media policy di istituto, ci dovrebbe essere, secondo me, il come, le modalità di gestione e condivisione dei materiali didattici, un po' perché chi lo sa si attiene alle regole, ma chi non è pratico trova finalmente una linea guida delle procedure o di strumenti utili e anche la spiegazione. Questo riguarda il singolo docente e la sua disciplina, singole discipline, la singola classe, perché molto spesso le classi autonomamente aprono dei gruppi Facebook o adesso dei gruppi WhatsApp. Su Facebook sono anche controllabili, su WhatsApp non lo sono, a meno che non ci siamo dentro anche noi. E questo lo dico per esperienza tra i ragazzi. Gruppi di lavoro, quindi come gestirli, con che strumenti, un Google Drive piuttosto che Dropbox, eccetera, anche se sono strumenti extra, sono gratuiti e sono di uso facile e comune. Attenzione, quale strumenti scegliere, quindi un ventaglio, una proposta che è utile, scambio di conoscenza a chi è meno avvezzo, come gestire, voi direte cosa metto in mezzo, LIM, tablet, applicazioni ed ebook.
Nelle linee guida, siccome abbiamo sicuramente avviato in più istituti sperimentazioni con i tablet, oppure con le LIM, oppure i libri digitali che vengono gestiti, secondo voi non c'è necessità di dare un filo conduttore anche a questo? Anche perché, esempio banalissimo per farvi capire cosa intendo, un ebook in linea di massima può essere letto in tanti modi, non entro nel merito di formati eccetera, mettiamo il caso che è un formato EPUB, quindi semplice, un ebook. Possiamo mai vietare ad uno studente che ci dice io l'ebook ce l'ho sul telefonino di chiudere il telefonino in classe se in quel momento ha solo quello strumento? No, va normato quindi nell'uso anche delle strumentazioni che noi utilizziamo, perché una app può essere aperta in più modi, registro elettronico eccetera. Nelle linee guida secondo me deve andare e deve essere previsto anche tutto, perché la presenza social istituzionale della scuola e del sito devono andare sia di pari passo, bisogna che il piano di comunicazione, come diceva Alberto, sia ben calibrato. Bisogna che i profili ufficiali, se ci sono, se fanno parte del piano di comunicazione, siano ben individuabili e ben gestiti. Bisogna dare continuità nel tempo, quindi non aprire dei profili o degli spazi social collegati comunque al sito che poi vengono lasciati da soli, insomma, o vengono lasciati cadere. E bisogna insomma creare tutto ciò che porta una relazione di fiducia tra i diversi utenti e le diverse componenti della scuola. Sono delle piccole regolette. Però in ambiente educativo e scolastico abbiamo tutto un ventaglio di questioni che non possiamo tenere fuori, secondo me, dalla social media policy di istituto. Ora, guardate qui, lo scatto io l'ho fatto alle 9:27 del 13 maggio. Sapete quel giorno? Vabbè, c'è scritto. Cos'era? La prova in Valsi delle seconde classi, seconda superiore. Erano le 9:27, considerando che le prove iniziavano tendenzialmente alle 9 in ogni istituto, era trending topic su Twitter, che vuol dire per i non addetti, era tema di conversazione, molto conversato su Twitter già alle 9:27, e lo è stato per tutta la giornata in Italia. Ciò vuol dire che tutti gli studenti italiani, ma questo è un esperimento che faccio ogni anno, che stavano affrontando la prova in Valsi, che è forse una delle più rigide come procedure di non si usano i cellulari, non si fa questo, non si fa quello, non si, eccetera, eppure com'è che, spiegatemelo voi, com'è che stavano gran parte su Twitter e poco dopo c'erano anche gli esercizi fotografati e le soluzioni e le battute, eccetera. Noi ci ridiamo il giorno dopo quando la Repubblica, il Corriere pubblica le foto simpatiche dei ragazzi dell'Invalsi. Io sono 3 anni che mi dico, ma è possibile che nessuno si sia reso conto che continuano ad usare i cellulari? Allora, nella situazione con più di seconda situazione, gli esami di maturità, cioè in queste due situazioni in cui il divieto assoluto è normato, è previsto, è stabilito, gli adolescenti di oggi erano tutti lì, ma non solo su Twitter era molto più evidente perché era facilmente ricercabile, su Facebook basta averli amici. E quindi l'uso dei cellulari a scuola sì è vietato, però lo fanno. Allora cerchiamo nelle social media policy di prevedere degli usi guidati. Non possiamo come educatori non tener conto di cosa accade su Facebook. Non so se avete sentito della NEC nomination. In pratica è una delle varie mode, ci sono delle mode sui social che prendono soprattutto i ragazzi. In pratica si filmavano bevendo alcolici e mettevano il video su Facebook mettendo sotto il tag nominando Tizio, Caio e Sempronio, amici, fate la stessa cosa, quindi una catena. Questa cosa, cioè possiamo chiudere gli occhi e far finta che non esiste, però poi non svegliamoci quando apprendiamo del suicidio o di qualche episodio, perché questa parte di vita accade anche durante le ore scolastiche, che sia vietato farlo. Chiaramente sono tutti i problemi che ci devono, come si usano i social, che cultura digitale faccio. Vado avanti, non possiamo non tener conto che tra i banchi di scuola la mattina si fanno sia i selfie sia le foto, ma anche a noi docenti,
Cioè, dobbiamo anche noi avere gli strumenti di prevenzione per capire cosa accade, ma essere noi gli educatori e far capire che quello che fanno è sbagliato, perché è sbagliato, perché si sta violando la... E torniamo alla direttiva Fioroni, giustissimo, pubblicazione di dati, diffusione di dati personali, privacy, eccetera, giustissimo. Però ci arriviamo con la cultura digitale, perché alcuni processi si fanno comunque proprio grazie agli strumenti che loro hanno in mano e che tutti abbiamo in mano. Ancora, cosa deve rientrare in una social media policy di istituto? Che siano ragazzi piccoli e quindi adattata al caso o ragazzi man mano più grandi. Tener conto di tutti i problemi che loro vivono, cyberbullismo, problema dei fake, profili falsi, eccetera, il sexting, cioè la messaggistica a sfondo sessuale, che è tutta una serie di altre cose, perché siamo noi a dover prevenire i comportamenti proprio con una social media policy. Una delle domande che mi è stata fatta, ma di cui avevo già in mente di parlare, è problema amicizia sui social docenti studenti. E io è solo Facebook, ma c'è anche WhatsApp, perché basta avere il numero di telefono oramai e siamo amici anche su WhatsApp, cioè siamo contatti normalmente, eccetera. Ne ho scritto un post tempo fa e diciamo che ci sarebbe molto da discutere. Certo è che se abbiamo delle linee guida di comportamento sono utili sia ai docenti che agli studenti, quindi anche in questo caso prevedere che, siccome i compiti viaggiano su WhatsApp oppure sui video ritrovi di Google o su altri strumenti, i compiti nel senso, cioè i ragazzi comunque sono attivi a prescindere dal docente, a prescindere da quello che fa la scuola per loro con i tablet, eccetera, e dai tablet per ogni alunno, quindi tutti i nostri progetti e le nostre sperimentazioni, stiamo passando al BIOD, cioè bring your own device, cioè ognuno si porta il suo strumento, perché tanto quello che conta è l'applicazione e il cosa si fa. Allora non è più questione di avere Android o Apple, eccetera, è questione di sapere cosa ci posso fare, dove lo leggo l'ebook, dove lo sento l'MP3, come si va su un social, eccetera. Le linee guida ovviamente dovrebbero seguire questo iter, cioè un gruppo di progetto quanto più inclusivo possibile, che includa possibilmente gli studenti dove è possibile e le loro necessità, approvazione del collegio, approvazione degli assemblei di studenti, un consiglio di istituto che esprime un parere favorevole e poi si avvia l'anno successivo. Ci sono delle sperimentazioni, cito quella della l'ITG di Morbegno, Daniele Chiarelli è in sala, ci ha provato, so che però si è fermato a qualche step prima, altri hanno provato, stanno provando a fare un lavoro di questo genere. A cosa serve? E chiudo. Serve a fare tutta una serie di cose, secondo me, tra cui abbiamo il diritto, dovere di essere noi quelli che diffondono la cultura digitale e spiegano l'uso del digitale e della comunicazione online. Non si può prescindere, dove non possiamo tenere questo mondo separato. Quindi tutto ciò che riguarda consapevolezza e gestione di privacy rientra, secondo me, nelle social media policy di istituto. Come organizzare i gruppi di lavoro, come gestire la web reputation, cioè il proprio nome e cognome verso un soprannome, eccetera, l'uso che se ne fa, essere pubblici, perché si è sempre in piazze virtuali su questi canali se non si sanno gestire, considerare le geolocalizzazioni. Perché ad esempio, ragazzi, ma passiamo dal lato sbagliato, io docente che seguo i ragazzi su Facebook, perché sono scuola superiore, non ho problemi a seguirli, a farmi seguire, nel momento in cui non sono a scuola ma si geolocalizzano perché non hanno dimenticato di togliere la geolocalizzazione di Facebook, io so che la mattina non sono a scuola, so dove sono. Volendo essere quella che va a mettere il puntino, sappiamo, ma capita a loro e dovrebbero saperli usare, capita quanto a noi adulti in altri contesti. Quindi c'è tutta una serie di questioni da affrontare. Chiaramente c'è tutta la parte civica, etica, cioè insulti, offese, volgarità, il bullismo, lo stalking, tutti i fenomeni che viaggiano anche attraverso i media. C'è tutta una parte, secondo me, c'è la strumentazione, l'uso delle foto, dei filmati, delle registrazioni. Nelle social media policy andrebbero esplicitati e consentiti usi, perché ad esempio possono essere molto molto validi per HDSA, BES, eccetera. Banalmente una foto di una lavagna, digitale o analogica che sia, si portano già dietro il contenuto in una maniera molto semplice che loro hanno a portata di mano. Ma per farvi un esempio, la registrazione di un MP3 col cellulare è possibile senza grossa strumentazione, a volte anche una lettura al DSA, a un ragazzo DSA, la lettura registrata in quel momento fatta bene, lui si porta dietro la voce dell'insegnante, la voce del compagno, insomma,
si porta dietro un materiale che poi può gestire in maniera digitale. Tutta la parte di diritto d'autore, Creative Commons, materiale privato protetto, come lo diffondo, eccetera, anche questa andrebbe affrontata. Come affrontare diciamo, tutta la parte della informazione di tipo commerciale a pagamento, e non mi dilungo su queste cose. Vi viene in aiuto la pubblicazione, ci viene in aiuto della garante della privacy, l'altro giorno, correggimi se sbaglio, l'altro giorno, quindi l'ho inserita veramente alla fine, ha pubblicato un agile manualetto, un vademecum, è online, si trova sul sito e si può scaricare, o si può richiedere anche la pubblicazione cartacea, in cui ci sono suggerimenti utili a tutti in generale, ma che a noi che vorremmo scrivere una social media policy di istituto sono fondamentali. E quindi diciamo, materiale utile anche in rete ce n'è. Chiudo dicendo che è uno sporco lavoro, qualcuno deve pur farlo. Se non se ne occupa la scuola di creare cultura digitale anche attraverso questi strumenti partecipati, che poi rientrano nella grande partecipazione, a chi dovrebbe toccare? Vi lascio con questo interrogativo. Grazie per l'attenzione.